Raga, questo video potrebbe sembrare un pochino lento, ma se ti piace questa macchina, guarda tutto, perché quello che dice anche Gianluca, il proprietario, che possiede la macchina da non molto, è quello che io ho pensato per 15 anni. Ogni giorno lei ti racconta qualcosa di nuovo e te la racconta in un modo tutto suo. Questa è un'auto unica. Quelli che hanno fatto dopo, e io vi giuro che le ho guidate le M3, non hanno lo stesso carisma, lo stesso carattere, lo stesso DNA. È qualcosa inspiegabile. Spero che guardando questo video voi riuscirete un po' a capire questo sapore. Ok? Buona visione. Dischi, pastiglie, tagliando BMW M3 E46. I dischi della BMW M3 E46 originali sono come il burro, ragazzi. Oggi li cambiamo. Per essere una vecchia signora è in buona stato. Buon sole! Buongiorno! Quanto sei bello. Everybody stand back! Bentornati, finalmente BMW M3 E46 la volevo portare sul canale da tempo. Scusate il ritardo, un giorno di ritardo, d'altronde facendo tanti video ci sta che mi perdo qualche pezzo per strada. Grazie a Gianluca, un mio amico, dopo 10 anni mi metto alla guida della BMW M3 E46, macchina che ho posseduto e che ho venduto quando aveva 62.000 km con cambio meccanico. La comprai, la pagai 18.000 euro, la rivendetti 2 anni dopo, sempre la stessa cifra, mantenne benissimo il prezzo. Quanto è M3 tutto questo? Ora il valore di quest'auto sta lievitando sempre di più, addirittura esemplari con pochi chilometri tenuti molto bene arrivano anche a 40.000 euro, per non parlare della versione CSL che, vabbè, non si sa quanto costa. In ogni caso io potrei raccontarvi tante storie su questa macchina perché la conosco davvero bene. Non avevo guidato la SMG2, però non mi è dispiaciuto affatto e vedremo nel video perché. Tornando a noi, io vendetti questa macchina perché non riuscivo a mantenerla. Bollo, assicurazione, super bollo, al tempo costava un bel po'. Benzina, mantenimento, insomma più o meno, ragazzi, 10.000 euro l'anno di spesa per mantenere quest'auto. Non avevo la facoltà di tenerla e l'ho venduta. L'errore, quello fu l'errore più grande della mia vita, perché questa macchina è la combinazione perfetta a livello estetico e motoristico mai prodotta sul mercato, e questo è solamente il mio gusto, però è talmente confortevole guidarla, comodo anche mettere la freccia, sembra strano, sembrerà una stupidaggine, ma è tutta prestigiosa lì all'interno dell'abitacolo, è meravigliosamente perfetta e oltre a questo è cattivissima, perché è un'auto pensata, costruita per la pista, ma per poi essere sfruttata in un uso quotidiano per strada. Anche tua moglie o la tua fidanzata la potrebbe guidare, perché sotto un certo regime è un'auto del tutto civile. Ma sotto a quel cofano, ragazzi, c'è il motore più tempestoso mai prodotto dalla divisione M, il 6 cilindri in linea, un motore epico, ragazzi, è qualcosa di sensazionale, io ho i brividi solo a parlarne. Risalire lì sopra mi ha veramente... sembra... ormai sono qualche video, no, che parlo di auto pazzesche, che dico sempre la stessa cosa, però è ovvio che c'è una top 5 e in questa top 5 l'M3 ci sarà sicuramente, perché è proprio vero che l'abito non fa il monaco e sotto a quel cofano, ragazzi, non c'è un motore, ci sta l'inferno! Siamo mangiati tutto, che dici? Ci andiamo a fare un giro, Gianlu? Sì. Eccoci qua. Che ricordi già che mi dà sta macchina? Come funziona questo? Acceleratore. Tu schiacci il bottone. Sì. E lei cerca di ucciderti. Ok, cominciamo bene. Tutta la corsa che hai è questo centimetro e mezzo circa. Posso provare? E... vai, cioè, vai. Se faccio così? Porca trota. Se la metti in sport non è più gestibile. Io comunque mi ricordo adesso sta cosa che si muove tutta la macchina appena schiacci una cosa magica. Questa macchina ha una piccola magia che avviene più o meno intorno ai 3500 giri.
che è uno strano raglio che viene un po' dall'aspirazione, un po' dal motore. Ed è esattamente questo. Macchina conservata davvero ottimamente sia dentro che fuori. 120.000 km che per questo motore, se tenuto bene, sono davvero pochi. E io in questo momento sto tornando indietro di ben 12 anni, perché a 30 anni avevo questa macchina qui. L'unica differenza è che aveva il cambio meccanico, ma devo dire che questo SMG2, per essere un cambio del 2000, è veramente incredibile. Sai quando mi impressiona? Quando cambia, ti dà una botta dietro la schiena veramente impressionante. Con eccolo qua, l'indicatore delle modalità. Sì, sì, l'indicatore delle modalità, che poi sarebbe questo qui. Esatto. Quindi da 1 a 6, vi assicuro che quando vai a 6 ti dà una botta dietro la schiena ogni volta che cambia, notevole. C'è qualcosa che si muove. È la mia sedia. Oddio, senti come fa. Sai che è questa, giallo, la puoi guidare anche così a 70 all'ora e godi. È quello che ti dico, non c'è bisogno di scattare l'arma. Ma perché? Comunque, questa è la terza inanellata di fila. Prima la Lotus, poi la Levin, la i86. Oggi questa, e voi mi volete far male a me. Poi non ti resta che andare su oggetti pericolosi per... Non ce la faccio, è troppo bella, ma come fai? Ma poi lo senti che sound che ha. Poi un'altra cosa che molti non sanno è che vibra tutto, volante, la senti vibrare ovunque. Quando stai a 5.000 giri già vai forte e poi ne hai anche, ne hai ancora altri 2.000. È la classica che devi raddrizzare e aprire lo sterzo gradualmente. Altrimenti... Sì, almeno per strada sì. In pista ti puoi permettere di guidare un po' di più con l'acceleratore e lì raggiunge, secondo me, un livello supremo, perché a quel punto è come se ballasse sulla punta delle gomme. È una sensazione molto strana, ma è estremamente piacevole. Questo arriva tutto da là davanti, questo suono qua è tutto da là davanti. Lo scarico, se monti un super sprint, può darsi che questo te lo camuffa un po', questo suono. Io fossi in te ci penserei, che quello che arriva da qua davanti è unico. Allora, una parte di me è molto tentata di metterci mano in un certo senso, perché poi con pochi piccoli accorgimenti diventa un attrezzo da guerra. Tra l'altro, con quella che è la tecnologia moderna, raggiungere quello che è stato fatto sulla CSL è facile. Sì. O meglio, è facile partire dall'impianto frenante. È un frena già meglio, Beh, vabbè, rispetto a quei dischi che aveva su prima, è già tanto che prima frenava. Parliamo un attimo del cambio. Mi metti un'impostazione un pochino più sportiva? Allora, adesso sei al massimo dello sportivo possibile con la trazione inserita. Ah, ok. Se vuoi lo possiamo levare. Quindi devo stare attento. No, ancora puoi fare come vuoi. No, siamo per strada. E lei ci ucciderà comunque, perché anche col controllo della trazione tende a andare via. Che botte, ragazzi. Bella la strada, questa panoramica. Questi ragazzi se ne accorgono, Listen up, I gotta tell you. Something you should know.
Grazie mille. Tutta originale, come ho visto. Sì, tutta originale è ancora. È manco facile oggigiorno trovarle anche originali. Sì, è abbastanza improbabile. Non te la togliere mai, perché queste qua prenderanno quotazioni pazzesche. Beh sì, ho paura che il CSL farà di meglio, però... Sì, no, ma anche queste qui. Te lo dico perché finisce come le 30, che ora anche un 316 a carburatori... Sì, vale l'ira di Dio. Praticamente. È solo questione di tempo. In compenso adesso ne approfitto, vado a fare qualche giravolta. Ah, buon divertimento allora. Grazie. Toccare il gas oggi è complicato. Con questa sì. Buona giornata. Buon divertimento. Grazie. È matto, perché i freni erano quelli vecchi, le gomme non so di che anno sono, ma sicuramente sono da buttare. Vallelunga bagnata, 343 cavalli senza controlli, trazione posteriore. Gianluca è proprio matto. Torniamo in strada, va. E come vedi, la sesta impostazione è separata dalle altre. Perché? È separata perché funziona solo a controlli della trazione disattivati. E dopodiché questa era ancora una di quelle vere macchine analogiche, per cui l'unica nota super strana era l'acceleratore in fly by wire. Quindi l'unica nota strana è che se schiacci sport ti cambia la mappatura di come gestisce le farfalle. Ma poi vogliamo parlare della strumentazione, quanto è bella? Questa macchina riesce a fare una cosa che nessuna macchina secondo me riesce a fare tra quelle moderne. Cioè? Ti dà il buongiorno la mattina. Ah sì? È una cosa stupidissima, ma qualcuno in BMW in quegli anni doveva avere veramente un grande cuore. Sì. E questa macchina ha tutta una serie di LED gialli che partono dai 4000 per arrivare fino agli 8000. Mano a mano che il motore si scalda, i LED si spengono e quindi ti aumenta sia il limitatore che ovviamente tutto il resto. Esatto, mi colpì tanto anche a me sta cosa. Quando la mattina sali e c'hai quei LED gialli accesi già dai 4000 che ti dicono: ragazzo, questo è un motore fatto con un criterio, vuole essere scaldato. Torniamo un po' a quello che ti dicevo, è una macchina che fin dal primo momento da freddo ti dice: occhio, rispettami, capisci su cosa stai salendo. Meccanico e analogico, un'accoppiata incredibile, bellissima, davvero strepitosa. E a me di questa macchina è rimasto veramente quel sapore, quel fascino. È vero che ci sono auto più veloci, Giallo, però questa a me, ma la 10 ci ha lasciato veramente il cuore. Di cose più veloci ce ne sono, di cose più... è pieno il mondo, perché viviamo in un mondo che si evolve, quindi sì, più veloci ce ne sono tanti. È una forma d'arte, ci sono oggetti che riescono a mantenere il loro valore nonostante un'evoluzione del mondo. Quando va via è sempre molto morbida nel farlo, ha 3000 modi per avvertirti, è gestibile, è ovvio che... Ci vuole un po' di manico per guidare sta macchina però, eh? Sì, vabbè, è ovvio che se scendi da una trazione anteriore e... da 200 cavalli e pensi che sali qua sopra, me la guidi, levi i controlli e ti butti nelle curve col tello redenti, no. Il mio consiglio è: vai a girarti un po' di volte a Vallelunga, perché succederà tante volte, e per carità è divertente. Che poi in realtà è il motivo per cui queste macchine hanno senso, secondo me, è che una volta che, diciamocelo, l'hai comprata, questa trova un senso se ti ci puoi fare la passeggiata domenicale tra le curve senza doverla tirare, diciamo al 60% 70% di quello che può fare la macchina. E a quel punto, quando puoi, te ne vai ogni tanto in pista a litigarci, e così te la godi appieno, perché questa è una macchina che sfrutta
buttarla per strada innanzitutto significa un po' prendere a calcio il codice della strada, e quindi quella è una responsabilità che ognuno di noi deve avere. Poi insomma noi ci prendiamo in giro. Io sono finito in sedia a rotelle perché c'era uno che col codice della strada in quel momento ci ha fatto un po' a schiaffi. Poi per carità, nella vita va tutto bene, quindi non mi lamento. Però viene da sé che spingere una macchina del genere significa trovarsi a delle velocità molto alte in posti dove non è né intelligente né necessario. Per il resto è una macchina che si gode anche alle basse velocità. Assolutamente. Cioè, l'assetto è super piatto, il motore è pieno anche in basso, cioè non ha bisogno di scalare, tu sei a 2500 g e lui va piano piano, ti porta su anche quinta, proprio non c'è un problema. È secondo me una delle macchine dell'epoca più complete in assoluto. Dovevi andare dritto, dai. Ti dico che tutto sommato questa qui, in termini di sensazioni, di quello che ti comunica, un altro bell'andare, soprattutto è comoda, dentro è gigante, il portabagagli ci puoi mettere quello che vuoi, cioè vuoi andare a fare un weekend, hai il portabagagli per farti il weekend, se ti sbagli anche andare a farti due giri dentro un circuito e lo fai con una comodità mostruosa, perché la macchina è super polivalente, ma nel senso viscerale, nel senso, sai, macchine moderne, bellissime, perché io non metto in dubbio che l'M4 sia più veloce, più stabile, più. È la naturale evoluzione di questo oggetto nel tempo, quindi con tutta la tecnologia che può avere per farlo. Posso inserirmi in questo discorso un attimo? Vai. Quelle di oggi, a me personalmente, credo anche a te, non danno la stessa sensazione, perché sono più veloci, sono più pesanti, sono più tecnologiche, ma sono più filtrate. Ma, sì, io credo che sia una questione di onestà intellettuale, nel senso, io non metto in dubbio che se mi prende una Giulia Quadrifoglio o un M4 sia per strada che all'interno di un circuito, certo, ti fa male, va talmente tanto più forte che io scendo convinto di essere fermo. Sì, questo è il dubbio. Però, ma le macchine non sono questo, no, cioè la meccanica non è questo, la meccanica è quello che ti trasmette un oggetto, poi lo è per chi la ama, ovviamente. Non puoi negare che gli oggetti moderni non sappiano più comunicare, in parte come gli esseri umani, perché poi la lo sai che lo posso utilizzare come titolo: gli oggetti moderni non sanno più comunicare. Questa è veramente una bella frase, bravo Giallo, mi piace davvero, è un po' l'essenza di quello di cui parliamo, i veri appassionati. Questa però è una cosa che pochi sapevano dell'SVG, che le doppie te le fa fare lui volendo. Sì, sì. Questa non l'ha fatta lui, eh. Dai un po' di gas e tiri in via la paletta, oppure perché c'è anche l'impostazione che fa da solo? Allora, l'impostazione per farla da solo ce l'ha da un certo numero di giri in poi. Sì, quando sei più alto. Esatto, sì, oppure sì. Sui software della CSL c'erano una serie di cose differenti. Però questa tu fai così, paletta, gas. Sì. Io continuo a dire che questo cambio, a dispetto di quello che si dice, certo. Senti quanto tira, cioè dai 5.000 in poi, adesso che neanche ci siamo arrivati, è impressionante. 6.000 ore, c'è ancora tanto in quel motore che... Madonna mia, cioè tu avrai fatto i 6.000 giri
e ce n'erano anche ancora quasi 2000. Guarda, quasi 2000 da fare, guarda che roba. Opla, uscita un'ape. Devastante, ti prende per il collo sto motore. Controllo della trazione poi per l'epoca magico, perché sì, adesso è intervenuto. Sì, ma leggermente. Però non si è sentito più di tanto. Sì. Ripeto, macchina che ha 20 anni. Sì. Io non so cosa ti possa chiedere. Raga, io ve lo dico, sono sincero. Ma noi andiamo incontro a una generazione di vetture senza anima. Anzi, già è così. Già ci sono. E poi c'è una delle migliori vie di mezzo tra il super sportivo e il morbido che ti ho appena messo. E sarebbe? Il 4. Ok. Cambiata morbida. Non troppo dura a salire. Senti come va. Che botte che tira quando butti sulla marcia. È divertente da morire, bisogna. È quello che dico, cioè voi davvero volete il manuale? No, nel senso, questa cioè, va sì, bene anche così. Il manuale partecipi un sacco, quello che vuoi. L'hai sentita un po' come si è mossa? Sì, ma lo fa anche col manuale, ti assicuro. No, ma è... lo fa anche col manuale, appena butti giù una marcia, là dietro parte un po'. Sì. È cattiva, è proprio cattiva. È cattiva. Hai sentito per quanto tempo ha depotenziato il motore nel momento in cui è partita? Sì. Sarà stato almeno un secondo e mezzo. Che l'ha tenuta proprio cheta e mansueta. Però devo andare a destra. Esatto. Però è un controllo della trazione che si sente che è vecchio. E che ti piace? Che interviene tardi, regolarmente troppo tardi. Interviene in maniera morbida, perché che tu lo voglia o meno, ogni volta che lui interviene la macchina è già andata via. Guidato questa qua con l'SMG2, ho sentito sto calcio che ti dà quando cambi marcia, a me mi ha emozionato subito. Quando lasci, che sei dopo i 7000 giri, questo suono qui a me mi ha fatto cambiare proprio parere nel mondo automotive, perché dopo io volevo sentire quella cosa su tutte le altre macchine che guidavo. Allora, in realtà è una cosa molto bella, è un difetto di questa macchina. Questo motore ha un sacco di allungo. Sì, è un aspirato. Diciamo che dai 6000 continua, e a un certo punto hai finito lo spazio. Nel senso che... Comunque mi stai tirando giù una serie di perle. Terza, vediamo, scala. Te aspetta, terza, quasi 4000 giri, seconda. Oh, cribbio! Mentre lo fa, rispetto alle macchine di adesso. Più che raccontatelo, canta, caro mio, perché questo non è un suono. Sì, questo è vero. Poi la senti come... Nonostante ci siano il controllo di trazione inserito, il dietro è fatto per aiutarti a girare. Che se poi ti sbagli è fatto per aiutarti a girarti. Però è una tomba. Esatto, quello è un altro paio di maniche.
Senti, io sono troppo appassionato delle macchine, ma a me queste tre che ho guidato per ultimo, per negli ultimi tre video, mi sono piaciute una più dell'altra. Guarda, questa però già la conoscevo, quindi comunque è un po' un riaccendermi. Guarda, Gianlu, io giuro su Dio, mi stanno sudando le mani. Mi stanno sudando le mani, siamo a 80 all'ora, stiamo tranquilli, stiamo facendo una chiacchierata, ho le mani sudate. Ti capisco. Mi fa questo effetto, mi fa questo effetto.